Scoppia l'emergenza rifiuti in quasi tutte le zone periferiche di Lentini. Da quando l'amministrazione comunale infatti ha deciso di eliminare i cassonetti della spazzatura collocati nelle zone nevralgiche del paese per costringere i lentinesi alla differenziata, le zone periferiche di Lentini sono state prese d'assalto dalle persone incivili, dicono al comune, per depositare i sacchetti della spazzatura. A Lentini però c'è anche chi afferma che questa inciviltà dei cittadini scaturisce dall'incapacità degli amministratori comunali per non essere riusciti a programmare un piano serio ed efficace per la raccolta della spazzatura. L'eliminazione dei cassonetti, in effetti, a giudizio di tanti lentinesi, non doveva essere fatta da un giorno all'altro. I cassonetti addirittura avrebbero dovuto essere aumentati per dare la possibilità ai cittadini di depositare anche il materiale differenziato, come la plastica, il vetro e la carta. Invece, per fare salire rapidamente la percentuale della differenziata, si è deciso da un giorno all'altro di eliminare i cassonetti e di imporre ai cittadini di convivere in casa con la spazzatura nel rispetto delle giornate programmate per il ritiro dell'umido. Una decisione assurda, frutto di una programmazione, dicono i cittadini, fatta alla carlona e senza alcun criterio da parte dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Saverio Bosco. Indubbiamente l'imposizione della scelta fatta dal sindaco e dalla giunta municipale avrebbe contribuito non poco all'esplosione del fenomeno di inciviltà, costringendo i cittadini a disseminare i sacchetti dell'umido in ogni angolo del paese e nelle zone periferiche, dando vita così a nuove discariche a cielo aperto, con tutti i rischi che il caso comporta sul fronte della salute pubblica e dell'ambiente. A giudizio quindi di tanti, l'inciviltà dei cittadini pare sia strettamente legata all'incapacità di chi gestisce la cosa pubblica a Lentini. Anche a Carlentini, per esempio, sono stati rimossi i cassonetti nella zona nord di Contrada Santuzzi da un giorno all'altro, ma l'amministrazione comunale di Carlentini ha ritenuto opportuno ritirare i sacchetti dell'umido tutti i giorni e non a giorni alternati. Questo per non creare disagi ai cittadini e soprattutto per evitare la nascita di nuove discariche a cielo aperto. Il fallimento della programmazione fatta dall'amministrazione comunale di Lentini, sempre a giudizio di molti lentinesi, sta nel fatto che il comune affronta le sue spese per fare rimuovere a sua volta la spazzatura depositata nei vari angoli del paese. I cittadini giustamente si domandano, visto che il comune fa rimuovere continuamente i cumuli di spazzatura, perché non fa rimettere i cassonetti per evitare questo sconcio? Ci vuole tanto a capirlo. L'emergenza rifiuti, chiaramente, non interessa solo il centro abitato di Lentini, ma anche le zone periferiche del paese. Discariche a cielo aperto sono nate e continuano a nascere anche nei pressi del nuovo ospedale e precisamente ai margini della strada provinciale Lentini-Scordia, dove tra l'altro scorre a cielo aperto anche la parte finale della rete fognante del comune di Lentini. Nelle discariche a cielo aperto si trova di tutto, dal divano al televisore, dal frigorifero al materasso, dalle lastre di amianto frantumate e quindi pericolose alla salute pubblica, ai rifiuti edilizi di tutti i generi. Chi tutela a Lentini la salute pubblica? Il sindaco non è il primo responsabile della salute pubblica del territorio di competenza e del consiglio comunale ne condivide la responsabilità. I cittadini infine si pongono ancora un'altra domanda inquietante. Perché a Lentini si continua a morire di tumori?